Benvenuta Giovanna, ciao. Buonasera, buonasera a tutti. Prego, a te poi. Buonasera a tutti, io sono Giovanna Rosanio, vengo da Perugia, ho 55 anni. Sono qui per raccontare la mia storia. Io ho perdonato il tradimento del mio ex marito con mia sorella e oggi posso dire di essere una persona nuova, una persona libera, felice. E sono qui per dire a tutti che il perdono fa bene a noi stessi prima che agli altri. Ho giustificato, ho ricucito relazioni difficilissime da ricucire e sono qui per raccontarlo. Vieni, vieni Giovanna. Diciamo subito che questo tradimento, prego, accomodati, non è stato un tradimento, neanche quello sarebbe stato assolutamente accettabile, però non è stato solo un tradimento fisico, un momento di debolezza, è stato molto di più, perché tua sorella, il tuo ex marito, poi si è sposata. Sì. Quindi era una storia seria. Sì. Almeno questo dicono. Assolutamente sì. Una storia che va avanti, che con gli anni abbiamo compreso che non era soltanto un capriccio, che probabilmente e sicuramente il mio primo matrimonio era sbagliato, ma io ci ho messo tanto tempo per capirlo. Forse ciascuno di noi ci avrebbe messo tanto tempo. Immagino. Avevi appena partorito il secondo figlio quando sì, hai scoperto. Sì, avevo tutto. Partorito da poco Simone. Devo dire che il mio ex marito mi lanciava dei messaggi, non era un uomo bugiardo, io sapevo che le cose non andavano bene, capivo che c'era qualcosa che non mi tornava, questo sicuramente sì. Quindi messaggi sul fatto che il vostro rapporto non andasse bene, non messaggi. Il vostro rapporto non andava bene. Sulla relazione che aveva, questo no. No. Tra di noi le cose non andavano bene e io questo lo capivo, ma non potevo immaginare, no, che magari fosse la motivazione fosse questa, oppure fosse magari il fatto che comunque non eravamo ben assortiti. Questi sono tutti ragionamenti che si fanno dopo, no? È vero, ho detto troppe cose. No, non hai detto troppe cose, perché immagino che sei in un momento in cui hai elaborato tutto. Avevo 27 anni. Esatto. Ecco. Cioè, vai avanti e indietro, no? Su quello che, sì, che ti è successo, è il vero. Senso di, sì, dell'elaborarlo. E tu come ti sei accorta, insomma, che c'era qualcosa di terribile che stava accadendo? Allora, mi sono accorta, lo ripeto, che il rapporto non era un rapporto matrimoniale, non eravamo felici, dormivamo in camere separate, quindi c'era qualcosa, ma una mia ex collega di lavoro mi disse, ma guarda, dice, sei sicura che magari tuo marito non abbia una relazione? Anche lui aveva 27 anni, insomma, era giovane. È possibile che magari le cose fra di voi non vadano bene, ma che lui abbia anche qualcun'altra. Mi sembrava impossibile in quel momento, però... Una collega, mi dicevi? Sì. Una collega... Mi mise un po' la pulce nell'orecchio. Mette la pulce, sì. Attenzione, guardate, qui inizia un processo che arriva fino a pochi mesi fa, perché pochi mesi fa che c'è stato il momento della svolta, dicembre, quindi siamo, mi pare, no? di pochi, sì, mesi fa. E qui a un certo punto tu cominci a sospettare che sia proprio tua sorella, sì, ad avere una relazione con tuo marito, sì, e fai una prova a quel punto. Io faccio una prova, è stato difficile per me ricostruirla, però piano piano ci sono riuscita, perché poi in quel momento il dolore è stato lacerante. Immagino. Inutile non dirlo, no? Comunque una ragazzina, così mi consideravo, 27 anni, è uscita di casa, sposata, un figlio dietro l'altro, un matrimonio comunque... Era un dispiacere sapere che non andava bene. Ho fatto una prova, ho preso, mi sembra, le chiavi di casa di lei, le ho messe nella borsa del lavoro di lui, per sapere se le scambiavano magari per incontrarsi, okay, visto che lavoravano insieme in quel periodo. Okay. Avevano lo stesso lavoro, in più poteva essere l'occasione per capire anche dove si incontrassero, no? Se questo avveniva. Quindi metti queste chiavi, sì, nessuno dei due ti dice nulla. Nessuno dei due mi dice nulla, però io mi accorgo che queste chiavi prese dalla borsa di mia sorella e messe nella borsa del lavoro del marito, insomma, cambiano posto e io capisco perfettamente che loro si incontravano a casa di lei. Ok. Ok?
Chi hai affrontato a questo punto per primo? Tuo marito? Ho affrontato mia sorella. Sì, io mi ricordo questo perfettamente, presi queste chiavi, sapevo che lei era a pranzo dalla mia seconda sorella, siamo tre sorelle. E sono corsa a casa, erano lì a pranzo e io gli feci vedere le chiavi e gli dissi: Sabrina, queste sono le chiavi, adesso mi devi dire che cosa succede, me lo devi dire tu, devi avere questo coraggio. E lei mi disse: no, te lo fai dire da tuo marito. È stato un gesto che col tempo io ho compreso che probabilmente erano lì per parlarmi, per farmi capire che qualcosa c'era, che non era un capriccio, era una cosa importante, era un sentimento che poi è andato avanti, si sono sposati, loro sono felici, questo bisogna dirlo, non si può dire soltanto... Che effetto ti fa la loro felicità? Sono felice oggi, molto. Sono felice perché era giusto. Io oggi sarei stata una ragazza, oggi una donna, ma... una mamma scontenta, una donna infelice, una ragazzina scontenta perché non eravamo felici. Loro sono felici, non è stato un capriccio, però devo dire la verità, non mi è stato fatto dietro le spalle o con l'inganno. Volevano comunicarmelo, è avvenuto tutto insieme. Io questo ci credo fortemente perché ho dubitato dell'affetto di mia sorella, ho sofferto moltissimo, ho tagliato i ponti, era giusto che io vivessi il mio momento, quello sì. Assolutamente, tempo per elaborare che è durato tanti anni. Però io non mi davo pace, io ero sicura che c'era qualcosa dietro di giusto e di vero, non era possibile che fosse soltanto così, perché poi io e Sabrina siamo molto unite, siamo anche molto simili. Abbiamo vissuto legatissime, molto complici. Molto, molto una cosa sola. E non era certo possibile punto, che lei non mi volesse bene. Ero sicura che qualcosa avrei metabolizzato e avrei capito. A un certo punto tua sorella ti scrive una lettera dicendo... Allora, la lettera non è quella originale, tua sorella non ha voluto che si leggesse Mia sorella è molto riservata, non è che non vuole perché... Perché aveva qualcosa da non voler dire, ha un altro carattere dal mio. Quindi questa lettera è però, nel senso della lettera, è molto simile a quella che ha scritto tua sorella. E dice: ti scrivo dopo il nostro ultimo e non voluto incontro, che voi vi incontravate per caso. Dice: gli occhi che non si sono guardati, le parole senza suono. Cioè era... una situazione che ancora non era arrivata a compimento. E tua sorella ti scrive: sono qui con questa lettera per chiederti scusa dal profondo del mio cuore. Potrei scrivere 100 giorni e 100 notti senza mai riuscire a spiegare fino in fondo quello che è accaduto. Penso a quanto eravamo complici, mi chiedo se riusciremo mai a tornare così. Questa lettera è piena di speranza perché questo avvenga e perché possiamo essere felici. Anche per papà. Ancora è tra voi papà, sappiamo come sta, non sta benissimo, implora di vederci uniti. Verranno giorni difficili, ti chiedo di ritrovarci in quei giorni fianco a fianco. Ti scrive questa lettera, era quello che aspettavi in quel momento? No, non l'aspettavo. Avevo comunque cominciato il mio processo di libertà, di felicità, di pace, pur non avendo una relazione con lei. Avevo deciso comunque di stare bene, basta, erano passati tanti anni, il dolore c'era stato e volevo essere comunque libera. Era semplicemente una persona che non faceva più parte della mia vita, in maniera molto razionale, con la sofferenza. Però io sono sempre andata avanti, cercando la strada per stare bene per me e per i miei figli, questo l'ho sempre fatto. Certo. Per te e per i tuoi figli. Per me e per i miei figli, sì. Guarda, io conosco Giovanna adesso insieme a voi, però nei giorni scorsi l'autrice che ha parlato con te mi ha parlato di te e ti sto vedendo, ascoltando qui sul podio adesso di fronte a me e credo ci sia da imparare, che sia un esempio quello che tu ci stai dando, per quello che hai detto sul podio, dicendo: io sono qui per fare una cosa eclatante, la voglio fare per me, ma la voglio fare come esempio per tutti e anche per un altro motivo. Cioè, tua sorella crede al tuo perdono, perché una sorella che ha fatto una cosa del genere potrebbe anche
pensare che il perdono non sia completo, che non sia fino in fondo? Io sono sicura che lei lo crede perché, non so se verrò capita, perché è stata una scelta giusta, ha provocato dolore, ma è stata giusta, ha portato dei frutti buoni. Io mi sono rifatta una vita con un uomo meraviglioso, sono sposata da 12 anni. Lei però, Sabrina, ha sposato il mio ex marito e sono insieme da 28 anni, ma sono felici. Probabilmente era giusto. Perché essere infelici? Lo so che non doveva succedere. Non doveva succedere con mia sorella, perché comunque il dolore c'è stato, c'è una sorta di fastidio. C'è, non posso dire di no, ma sarebbe stato comunque un'altra donna, oppure due persone infelici, con dei figli infelici. E allora è stato meglio così. Penso sia un grande esempio quello che avete dato anche per i vostri figli. Sì, assolutamente. I miei figli sono cresciuti nella tranquillità anche prima della riconciliazione, chiamiamola così, sempre nella tranquillità. Non ho mai parlato male loro del padre, mai. Il padre l'ha continuato a frequentare sempre dal primo momento. Simone aveva 8 mesi, quell'altro ce n'aveva 21, io ce n'avevo 27, cioè ero una bambina che giocava con le bambole, ok? E quindi è questa la verità. Però sempre gli appuntamenti del padre, sempre presente, non ha mai dimenticato i suoi figli. È stato ed è un padre meraviglioso e io sono felice di dirlo oggi, perché la mia storia, purtroppo, un po' si sapeva e un po' no. È stata accennata, però andava spiegata. Certo. Perché quello che è giusto va detto. Io penso con queste parole, con questi occhi, con questa pulizia che arriva, i tuoi figli abbiano avuto un esempio straordinario che hai portato a tutti noi. Vorrei chiudere con l'immagine di te, Flavio, sì, e questo uomo meraviglioso che hai sposato. E quindi finiamo con questa immagine felice. Eccola qua. Giovanna con Flavio. Grazie. Grazie, grazie. Ciao. A voi. Ciao. Grazie.